amici, buongiorno, siamo sul campo di San Martino a Rio Salso e oggi parleremo di una cosa abbastanza particolare nel tiro, il tiro di esibizione. Il tiro di esibizione è una specialità abbastanza complessa che richiede una grandissima capacità e dei grandissimi riflessi. Nasce negli Stati Uniti con i famosi Buffalo Bill, tutte queste persone che facevano un'esibizione di tiro dove facevano vedere la loro capacità straordinaria. Ecco, diciamo che l'interprete principale di questo tipo di tiro di esibizione di oggi è Davide De Carolis, che tutti conoscete già. Ciao a tutti. È una persona che ha una capacità veramente straordinaria, oltre a una modestia e a un carattere veramente splendido. Davide è molto bravo perché in pochi anni ha acquisito una capacità tecnica di sparo veramente incredibile. A questo punto lascio la parola a lui e volevo chiedergli un pochino, prima ancora delle armi e delle munizioni, quale sia la dote che deve avere un tiratore d'esibizione per riuscire in questa difficile specialità. Sì Gianluca, innanzitutto le cose fondamentali per andare a esibirci e fare questa specialità è la preparazione fisica, curare l'aspetto nutrizionistico e avere una buona condizione mentale, perché bisogna essere concentrati al massimo per avere un risultato eccellente. Poi però la parte fondamentale e finale di questo sport sono cartucce e fucili. Sicuramente sono un elemento fondamentale per riuscire, anche perché comunque la parte balistica non è sicuramente secondaria in questa attività. Tu ti trovi a sparare a tanti bersagli consecutivi, in condizioni anche abbastanza disagevoli, in condizioni anche difficili, quindi sicuramente il fucile e la cartuccia hanno un'importanza e una priorità assolutamente primarie. Tu ti trovi particolarmente bene con questo fucile, che è un fucile molto particolare, molto speciale direi. Questo è un fucile Benelli, un M2 Speed, che nasce per il tiro dinamico. Ha una capacità di serbatoio di 12 colpi più uno in camera, un sistema nel calcio Comfort 3 e più delle maggiorazioni a livello di manetta e caricamento, che unito ad un'ottima cartuccia hai un rinculo bassissimo, hai del piacere proprio nell'andare a sparare e ripetere, ecco, moltissimi colpi come dicevi tu. Ecco, sarà molto importante immagino il discorso del rinculo, perché ti permette di rimanere più allineato con i bersagli e perdere meno tempo nel passaggio tra un bersaglio e quello successivo. È sicuramente un aspetto molto tecnico. Ecco, M2 chiaramente perché, a differenza dei Benelli di tipo tradizionale, ha la possibilità di montare dei serbatoi lunghi, non avendo lo stelo terminale del serbatoio. Certo. Gran bel fucile con tutti questi accessori maggiorati per poterlo caricare, scaricare, chiudere l'otturatore, e naturalmente questo ti fa guadagnare della velocità durante l'esercizio. Certo, certo. Come dicevo prima, ci sono degli accessori maggiorati per avere una maggiore velocità, ma allo stesso tempo una sicurezza che ti permette di comportarti in maniera assolutamente sicura. Anche questo è un aspetto molto, molto importante, chiaramente, perché quando si compie un esercizio con delle armi da fuoco, la sicurezza e la prudenza sono sicuramente la cosa primaria. Assolutamente. Davide, uno dei punti più spettacolari del tuo esercizio è sicuramente la rottura di un numero molto elevato di bersagli. Io so che tu lanci in aria un numero molto elevato di piattelli, sono esattamente 11 piattelli. Ecco, i tempi sono veramente molto ristretti per colpire 11 piattelli nel tempo di caduta. Abbiamo veramente delle frazioni di secondo per poterlo fare. Io credo che al di là del fucile, e te lo voglio chiedere, sia molto importante in questa fase avere una cartuccia che ti limita al massimo lo spostamento e l'impennaggio dell'arma. Certo Gianluca, e questa è una parte molto fondamentale. Infatti io ho scelto di sparare con Baschieri Pellagri proprio per questo motivo qui. Grazie a Bossolo Gordon mi permette di andare sul prossimo piattello in maniera innanzitutto morbidissima e poi per recuperare il tempo breve, che è come dicevi tu, che è una frazione proprio di secondo tra un piattello e l'altro. Certo, siamo in una situazione limite, quindi anche i centesimi di secondo hanno importanza in questo caso. Sì, sì. Sì, il Gordon effettivamente sotto questo aspetto ti dovrebbe dare dei grossissimi vantaggi. Proprio per questo Gianluca sparo con Flash e National, perché oltre al comfort e alla morbidezza che ho sulla spalla, mi danno rotture perfette su ogni piattello, in breve e lunghe distanze. Certamente, tu come sai l'effetto del Gordon è duplice sulla cartuccia. Abbiamo un effetto di riduzione del rinculo rilevamento molto importante per il motivo che abbiamo detto prima, e abbiamo un effetto balistico molto importante perché il Gordon riduce il colpo d'ariete che si sviluppa
nel momento in cui la polvere si trasforma in gas ad alta pressione e limita la perdita di sfericità dei pallini. Il pallino che rimane più sferico chiaramente mantiene più velocità e rosate più compatte, e tu questo lo vedi chiaramente nell'effetto di rottura sui bersagli difficili che vai a trovare. È molto importante questo aspetto sicuramente. Tutto chiaro Gianluca, infatti ho constatato che questi due vantaggi portano risultati come appena descritto. Perfetto Davide, direi che abbiamo un po' focalizzato i punti principali di questa tua bellissima attività. A questo punto spero tu ci faccia vedere qualche tua magia di questo tiro straordinario, veramente incredibile, in cui riesci con una facilità e una bellezza sorprendenti. Allora salutiamo i nostri amici e direi che possiamo andare a rompere qualche piattello. Molto volentieri. Ciao a tutti. Ciao. È molto facile da tutto. Guarda Gianluca. Lancio. Grazie. Grandissimo Davide, incredibile.